Ken O'Donnell, un collaboratore di mio marito, aprì una bottiglia di scotch. Io, che non avevo mai bevuto scotch in tutta la mia vita, ne bevvi un bicchiere tutto filato. Non volevo mollare. Lo facevo per John, che non avrebbe amato vedermi crollare. Dicevo a me stessa: tieni duro, hai gli occhi del mondo e della storia su di te, devi dare l'esempio. Jackie, storia di una first lady di Chiara e Andrea Barzini. Regia di Tommaso Sherman. Settima puntata. Scusate, scusate, sono in ritardo. Sì che sei in ritardo, la sarta è venuta e se n'è anche andata. E il povero Asti è qui che ti aspetta da un'ora. Ciao tesoro, ho dormito bene? Benissimo, ciao amore. Ma che hai fatto ieri sera? Hai fatto tardi? Sì, in redazione c'era un casino, lì se non ci penso io a mettere a posto. Allora, dicevo a Asti che io e papà vi regaleremo tutta la tappezzeria. Grazie, mamma. Ho fatto venire i cataloghi, stavamo giusto guardando le tende e queste ci piacciono moltissimo, vero Asti? Ci piacciono moltissimo! Jackie, che ne pensi? Bellissime, allegre, mi piacciono. E sfido che ti piacciono, sono francesi, le più costose. Jackie, amore, ci sei? Sì. Hai bisogno di un caffè? Ah, buona idea! Vado a fare il caffè. E poi abbiamo bisogno di decidere per i divani. Pensavo per un canapone. Canapone, I colori, Jackie. Dobbiamo decidere i colori. Certo. E tua madre si ostina con questi colori vivaci, ma io credo che noi vogliamo un'atmosfera un po' più soffice. Tu che preferisci, pastello o colori forti? Sì. Sì, cosa? Sì, pastello, no? Sì, pastello, è fantastico. Te l'ho detto, Janet, creano più atmosfera. A me avevi detto che preferivi l'azzurro e il rosa. Jackie. Jackie! Azzurro, pastello, mi piacciono tutti. E ora torniamo al matrimonio. C'è la questione del vestito delle damigelle. Io pensavo una cosa leggera, di un colore allegro, no? Sì, certo. Sì, certo, cosa? Scusate, so che non è il mio campo, ma io adoro il color lavanda. Darebbe un senso di, come dire, Io non voglio che poi cambi idea all'ultimo momento. La stiamo facendo impazzire quella povera sarta. Lì dice che... Lì! Ottima idea, fai decidere a Lì. A Lì piace tantissimo questo genere di problemi. Ah, l'appartamento è stato ripitturato, amore, e sono già entrati un po' di mobili. Già i mobili? È un incanto quel posto. Non avevo capito che ci stessimo muovendo così veloci. Meglio organizzarle subito le cose noiose, così non ci resta che la parte divertente, no? Ah, a proposito di noioso, com'è andato il lavoro a New York? Il mio lavoro non è noioso! Asti! Eh? Soprattutto quando mi mandano a New York. E tu all'ora del lunch vieni sempre qui? Sì, meglio che rinchiudersi in qualche fetido bar. A me i mercati piacciono molto. Lo sai che una volta ci ho trovato un cranio umano. Il cinese se lo vendeva come posa cenere. E dove mangiamo? All'angolo. C'è il tizio del pesce, Kevin. Ci facciamo fare due belle trance di merluzzo con l'insalata. Guarda che belli questi gioielli. Dai, scegliene uno. Vuoi farmi un regalo? Sì, ma deve piacere anche a me. E questo non mi sembra un problema. Hai i gusti facili. Che vuoi dire? Che ti vesti come un elettricista alla domenica, tutto velluto e giacca lisa. Ah, sì? Trovi? Ci sei rimasto male? Un po'. Guarda chi si vede! Mark! Ciao, Mark. Sapete, ragazzi, che visti da lontano insieme fate proprio una bella coppia? John mi vuole regalare una spilla. Ho detto spilla? Io voglio una spilla. Scegliene una, dai. Mai visto il senatore così remissivo? Questa è fiore? Che cos'è? Un regalo di fidanzamento? Pesce fritto! Pesce fritto! Patate fritte! Patate fritte! Tieni, buono, eh? Che c'è? Che cosa non va? Sono confuso, John. Non so più dove sbattere la testa con Asti. Non avevi detto che lo ami? Stanno organizzando tutto il matrimonio. Vedessi come battibeccano lui e mia madre sulle cose più stupide. È tutto un balletto di sarte, architetti. Insomma, è una cosa seria. E io invece non so cosa devo fare. Non è che non lo voglio sposare. Insomma, gli voglio bene, ma... Non mi sembri convinta. E cosa te lo fa dire? E certi, diciamo così, slanci a cui ho assistito non più tardi di un paio di notti fa. Non ti permetto di fare riferimenti a dei miei momenti di debolezza. E poi slanci. Che parola da frigido. Volevo solo essere discreto, Jackie. Non dovevo lasciarmi andare con uno squalo come te. Ti sbagli. Anzi, mi piacerebbe replicare. Comunque anche tu non ti credere di essere stato tanto freddo, lo sai? Non so di cosa stai parlando. John, sul serio, mi sento incastrata. Prenditi una pausa. Ragiona. Frequenta altre persone. Del tipo? Ma c'è un promettente senatore che stravede per te, mi dico. È proprio il promettente senatore che mi confonde ulteriormente le idee. Ti va di venire con me a Janisport? Ci sarà tutta la tua famiglia. E allora? Mi stai dicendo che mi vuoi introdurre nel club? Qualcosa del genere, sì. Una proposta molto impegnativa. No, non credo che sia una buona idea. Allora, care ascoltatrici, avrete sicuramente riconosciuto la hit del momento, presa da un film che sta facendo parecchio scalpore. Gli uomini preferiscono le bionde. A proposito del quale, non vi immaginerete mai cosa ha combinato Marilyn Monroe al party dato in suo onore dal regista Howard Hawks.
suo marito, il famoso campione di baseball Joe DiMaggio, in preda a un attacco di gelosia, la stava rimproverando per il vestito troppo osé e per qualche sorriso di troppo nei confronti di Frank Sinatra. Mary non ci ha pensato su due volte e ha buttato Joe nella piscina. Mi ha chiesto di andare a Yannisport, Mark. E tu? Ma non lo so, essere scrutata dalla famiglia Kennedy non è esattamente la mia idea di relax. E poi mi sento un po' in colpa. In colpa? Ma sì, Asti, gli dovrò dire una bugia. Jackie, stai andando via solo per un weekend. Lo so, lo so. E poi dicono che quando i Kennedy sono tutti insieme si comportino come dei selvaggi. Non stanno mai fermi. Giocano sempre a football, ballano, cantano, corrono, nuotano. E quando si siedono fanno dei giochi di società. Oppure si esercitano a dissezionare il mondo. Oh. Battute, riferimenti, pettegolezzi di alto livello. Insomma, un inferno. No, non devi avere paura. Joe lo conosco. Ti accoglierà a braccia aperte. Ah, sì? Sei una bella ragazza e quella è la cosa che Joe apprezza di più al mondo. E poi hai senso dell'umorismo e non sei noiosa. Lui non sopporta le donne noiose. Un po' come mio padre. No, no, non aspettarti l'ironia di Black Jack. È uno spietato uomo d'affari. Ah, il secondo alleato su cui puoi contare è Bob. Ti ha vista durante la campagna e ti adora. Puoi far leva su di lui. Le sorelle? Quelle sono abbastanza difficili. Gelose dei fratelli, del clan, dei genitori. Attenti in particolare a Eunice. Quella non perdona, è competitiva, sospettosa. Mamma Rose? Avara. Fredda. Dicono che abbia fatto l'amore 7 volte in 70 anni, una per ogni figlio. È vero che non è nemmeno andata al funerale della figlia Kathleen? Nessuno c'è andato. Aveva fatto l'errore di sposarsi fuori dalla chiesa cattolica. I Kennedy su certe cose non perdonano. No, 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 io non ci voglio andare. Jackie, ti lascio qualche minuto con mamma. Devo dare una mano a Bob. Rimettiamo in forma il campo per la partita. Bravi! Poi vi vengo a guardare quando giocate. Dicevi di Vassar? Dicevo che un corpo debole fa ammalare anche la mente. Stavo soffocando in quei dormitori umidi e freddi. E pensare che avrei fatto di tutto da giovane per andare a quella scuola. Ma mio padre ha insistito per il Sacro Cuore. Sai? Ha fatto bene! Mi è talmente piaciuto che ci ho mandato tutte le mie figlie. Buongiorno a tutti. Oh, Joe! Queste Jackie... Bouvier. Ah, sì, Bouvier. Molto lieto. Buongiorno. Prima visita, immagino. Non ti ho mai vista da queste parti. Ti hanno già messa alla prova? In che senso, scusi? Non per forza in quest'ordine, ma correggimi se sbaglio. Terrificante partita di football sul prato bagnato, veleggiata fradicia con vento che ti strappa i capelli, spossante partita di trivia. Siamo così noi, Kennedy. Rose, mi raccomando, non annoiare troppo questa ragazza con le tue solite chiacchiere sulle suore. O l'ha già fatto? Lei mi mette in difficoltà. Se rido alle sue battute farei una scortesia agli altri membri della famiglia. Osservazione acuta. Ci vediamo a cena, ragazze. Sì, sì, certo. Giochi a tennis? Veramente no. Vela? Nemmeno. Fai male a trascurare gli sport, tesoro. Gli esercizi che mi sono sempre riusciti meglio sono quelli del pensiero. Mamma! Oh! Mamma! Ecco la mia adorata Eunice. Eunice, c'è qui un'amichetta di John. Ciao, piacere, Eunice. Ciao. Domanda da 100 punti. Il suono viaggia più veloce attraverso l'ossigeno, la roccia o l'acqua? Roccia. Ah, ho vinto la scommessa. Jackie, abbiamo bisogno di un altro giocatore per la partita di football. Vieni? Non ho mai giocato. Guarda che piedoni da calciatrice, non puoi mica sprecare una dote così. Scendi in campo, dai. Chi arriva ultimo al campo deve trovare la palla. Dai, corri, Debbie. Ci stanno aspettando. Debbie, starebbe per debuttante? Sì, troppe J in questa famiglia. Abbiamo deciso di chiamarti Debbie. Se provassi a dirla alla francese, la J di Jacqueline, non ti confonderesti? Oh, come vuoi, Jacqueline. Ragazzi, eccoci, si può cominciare. John, ti annientò. Mamma, dai tu il via. Avanti, Bob, mettiti sotto. Va bene, sorellina. Ho capito che vuoi fare bella figura con Jackie, ma è solo una partita di football. Uno, due, tre... Via! Jackie, storia di una First Lady, 7ª puntata. Con Fabrizia Castagnoli, Loris Lotti, Angiolina Quinterno, Walter Maestosi, Francesco Pezzulli, Laura Lenghi, Luca Della Bianca, Francesco Meoni, Pierluigi Astore. A cura di Vissia Bacchiega.